Nonostante il clima di apprensione che si avverte in tutta l'Ucraina su una possibile invasione russa, Kharkiv, c'è chi resta ottimista. C'è poi chi non nasconde però un certo pessimismo nella seconda città più grande del paese, a soli 40 chilometri dal confine. Nonostante le smentite del Cremlino su una guerra imminente, questo giovane dice di avere paura. È normale avere un po' di angoscia quando le truppe avanzano verso i confini del proprio paese. Siamo preoccupati, ma sappiamo che l'Ucraina ha un grande esercito dal 2014 e noi confidiamo in questo. Anche il presidente ucraino Zelensky non ha nascosto i suoi timori circa un possibile intervento armato russo. A Kharkiv, dove vive una larga fetta di popolazione di lingua russa, c'è addirittura chi pensa che potrebbe nascere una guerra su larga scala. Intanto le parole del presidente ucraino riflettono l'ansia che si respira ovunque. Il fallimento dei colloqui diplomatici e il rafforzamento dell'esercito russo al confine stanno aumentando la paura della gente. Sono preoccupato, lo sono io, tutti i miei amici, ma anche tutte le persone che vivono qui nel paese. Viviamo in questo modo dal 2014. Abbiamo preso alcune misure però in caso di invasione. Abbiamo tutti i documenti pronti, soldi, carte di credito, valigie fatte. In caso la situazione precipiti, non ci resta che scappare. Oleshky è tra chi pensa che l'invasione russa sia solo questione di tempo. Intanto il sindaco di Kharkiv, nel suo messaggio, ha fatto sapere che non permetterà alla Russia di conquistare la città. Tutte le forze di difesa sono pronte a combattere e a resistere a qualsiasi invasione. La Russia però ha ammassato nel frattempo oltre 100.000 soldati al confine, militari che potrebbero essere usati per un'offensiva in qualsiasi momento. Le persone cercano di continuare la loro vita qui a Kharkiv, come sempre. Si spera che tutto vada per il meglio, ma ci si prepara anche al peggio. Kid Baklitskaya, for Euronews, from Kharkiv, Ukraine.